Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi, con l'uscita della Xbox One con il bundle FIFA 17, andiamo a vedere il contenuto della confezione e la nuova console, il primo modello che arriva in formato 500 giga sul mercato italiano. Prima di aprire la confezione possiamo vedere sulla parte laterale, diciamo, le informazioni rilevanti come il taglio di memoria da 500 GB, compatibilità con lo streaming 4K e la tecnologia HDR, vera marcia in più di questa console oltre alle dimensioni compatte e l'alimentatore integrato e la retrocompatibilità con i giochi della Xbox 360, ovviamente quelli resi disponibili da Microsoft. All'interno troviamo la console, il nuovo pad, versione riveduta e corretta di quello già ottimo di Xbox One, il codice al download di FIFA 17, un mese di access per cominciare a giocare da oggi, cavo HDMI e vabbè, ovviamente abbiamo la compatibilità con lo standard Wi-Fi per collegare la console alla rete senza fili. Andiamo dunque a rimuovere la carta relativa a FIFA 17 che ricopre la confezione standard della console e ad aprire la confezione. Andiamo ad aprire la confezione. Dalla parte frontale ci troviamo davanti una scritta Xbox One, questo è un mini manuale di istruzioni, non so se si vedrà, comunque spiega come collegare la console alla corrente, come mettere le pile nel pad e come accendere il tutto. E andiamo poi ad estrarre la console vera e propria. Questo è quello che troviamo all'interno, andiamo quindi a togliere le ultime coperture relative alla console. Nella parte superiore, come abbiamo visto, c'è un piccolo cassettino che andiamo ad aprire e contiene, diciamo, il cartaceo del pack con il codice di FIFA 17 per il download digitale, il mese di EA Access gratuito e 14 giorni di Xbox Live Gold. Poi il solito manuale di istruzioni e manuale relativo alla garanzia. Successivamente abbiamo quest'altro piccolo contenitore con cavo lungo HDMI, il pad nuovo che adesso andiamo a vedere e nell'ultimo, diciamo, pezzettino il cavo per collegare la corrente. Quindi, come detto, l'alimentatore è all'interno e quindi basterà un solo cavo standard per collegare la console all'alimentazione. Il pad, oltre ad essere, diciamo, molto bello in colorazione bianca, come vediamo, ha anche un plus notevole, ovvero il grip sulla parte posteriore che permette di tenerlo saldamente anche quando si suda e in generale garantisce una presa migliore. Ha un range Bluetooth migliorato, il pulsante è leggermente diverso per, diciamo, la sensazione che dà sul lato visivo e poi vabbè, i soliti pulsanti che conosciamo, rinforzati e con un feedback di livello superiore rispetto all'altro. Presenza del jack da 3,5 mm per tutti i tipi di cuffie. E poi classica entrata per caricatori o magari chatpad o cuffie particolari per la console. Finiamo con la console che andiamo a togliere dalla propria rivestitura classica che abbiamo visto. Ecco la console in forma completa con la scocca opaca per non essere visibile alle ditate. Qui c'è un rilievo, lo potete vedere, relativo alla ventola per l'espulsione del calore, una trama che ovviamente a me piace molto ma è un'opinione generale. Nella parte frontale ovviamente qui inseriamo i dischi, poi è presente una porta USB qui nella parte frontale, il pulsante di accensione è qui sotto, quello lì relativo alla sincronizzazione dei pad. Porta infrarossi, poi sulla parte laterale non troviamo niente di particolare. Parte posteriore, entrata per l'alimentazione, HDMI in e out come abbiamo visto sull'altra Xbox One, due porte USB 3.0, uscita IR, audio digitale e porta Ethernet. Per chi come me ha il Kinect, Microsoft invia comunque un adattatore in forma del tutto gratuita. Perfetto, eccoci al riepilogo del contenuto della confezione, quindi console, pad, cavo HDMI, alimentazione e ovviamente tutta la parte cartacea relativa al gioco. Chiudo qui questo unboxing, quindi vi ricordo di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto. Se avete domande su questa console o sull'ambito gaming potete scrivermi giù nei commenti, sui vari social trovati in descrizione e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io come sempre vi saluto e ci vediamo al prossimo video.